O il tuo nome è scritto nel cielo, però voglio ricordare, ti l'ha detto al plurale però, è stato Gesù che ricevendo o accogliendo i suoi apostoli che tornavano dalla missione, tutti contenti e soddisfatti, Signore, anche i demoni scappavano via quando noi abbiamo parlato, Gesù risponde loro dicendo, certo siete contenti e soddisfatti, però sentitevi molto più felici e più contenti, perché non solo perché avete cacciato i demoni, ma soprattutto perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Ecco, questo è un po', sono parole di Gesù, che oggi sono rivolte a noi, che siamo beati, soprattutto non solo perché il nostro nome, perché figli di Dio è scritto nel cielo, ma anche perché possiamo sentirci animati, accompagnati, stasera dalla presenza dell'avvocato Giuseppe Bonmarito, che ci parlerà un po' della sua esperienza, della sua vita, della sua storia e anche di quello che lui vive anche come proposta di vita per tanti giovani. No? Non sbaglio, no? Giuseppe? Bene. Quindi lo vogliamo ascoltare volentieri e ci disponiamo anche a partecipare, perché questo festival non è solo a livello, diremo, di riflessione umana, che è importante pure. Questa sera è il tema dei giovani, domani è il tema della famiglia, ma soprattutto perché sono momenti anche di preghiera. Uno già l'abbiamo vissuto un momento fa, il rosario, poi questa sera alle 9:15 avremo un altro momento molto solenne dell'adorazione, insieme con la musica, poi ci sarà la musica, musica a carattere religioso in modo particolare. Quindi benvenuti a tutti e partecipiamo a questi momenti importanti. Allora, io solo due parole per presentare l'avvocato Bonmarito, che è mio caro amico, sono molto contenta che sia qui, intanto lo ringrazio. Lui è presidente di un'associazione che si chiama Con Nicola, oltre il deserto dell'indifferenza, che è nata nel 2009 e è nata da una tragedia familiare che l'ha colpito e si impegna molto sul fronte di quello che è la lotta alla tossicodipendenza, tutto quello che la circonda. Adesso io voglio essere molto breve, lascio lui direttamente la parola e grazie a tutti per essere qui. Grazie a Don Marino e a Teresa per questa presentazione e auguri per tutto il festival. Speriamo che abbia un ottimo successo, come merita per il programma che è stato stilato e per l'impegno che tutti i volontari, che tutti i volontari il cui nome è scritto nel cielo hanno messo. Stasera parliamo, secondo le indicazioni di chi ha organizzato, del problema della droga e dell'alcol in riferimento soprattutto ai giovani. Io dico sempre in queste iniziative che non c'è un problema che sia al tempo stesso così grave, così preoccupante, così angosciante e così sottovalutato. Sottovalutato un po' da tutti, dai ragazzi in primo luogo, ma anche dalle loro famiglie, anche dalle istituzioni, a volte anche in molte scuole e, Don Marino, devo dire anche a livello religioso, non c'è spesso conoscenza del problema e dei rischi che esso pone a tutti i livelli. Per farvi capire la situazione, io vi dico che le Marche sono la seconda regione d'Italia per tasso di mortalità da droga. Cioè, in pratica, in relazione al numero di abitanti delle Marche, ci sono più morti qui da noi che a Scampia, che è un luogo simbolo, a Roma, in Lombardia. Noi siamo la seconda regione dopo l'Umbria. E questo, anche questo, è il frutto di una notevole sottovalutazione del problema. Le Marche poi hanno altre caratteristiche che favoriscono la diffusione di queste sostanze. C'è un'autostrada a grande scorrimento che consente spostamenti veloci, c'è l'aeroporto, c'è il porto di Ancona e oggi moltissimi dei trasporti avvengono tramite navi. Quindi a Ancona arrivano molti carichi dall'est e quindi soprattutto eroina e altre sostanze che giungono da quella che viene chiamata la rotta balcanica.
È una situazione molto grave, è una situazione che tra l'altro non è nemmeno completamente descritta e quantificata dalle statistiche, perché ci sono molte morti che sfuggono a queste statistiche. Pensiamo a tanti incidenti stradali di ragazzi che muoiono e non hanno nessuno a bordo per incidenti stradali. In quel caso non si fa un'autopsia perché non ci sono problematiche penali, ma spesso e volentieri, molto spesso, alla base di tanti improvvisi incidenti notturni del venerdì e del sabato sera ci sono alcol e droga. Pensiamo a tante morti di giovani per infarto. La causale utilizzata per giustificare quel decesso è infarto, ma spesso e volentieri l'infarto deriva da uso di sostanze eccitanti, come la cocaina, per esempio. Pensiamo a tante morti per epatite, per AIDS, che oggi sono diminuite perché non si usa più la siringa, o si usa molto meno per l'eroina, ma che comunque fino a pochi anni fa hanno portato a tanti decessi di tanti giovani e che spesso e volentieri non vengono classificate come morti da sostanze stupefacenti, ma come morti da cirrosi epatica, da epatite, da AIDS. È una situazione grave che trova spunto e motivazione un po' in tutta la società. Ne siamo tutti corresponsabili, perché nel momento in cui cresciamo i nostri figli con valori che sono completamente effimeri, col valore della competizione, dell'apparire a tutti i costi, delle performance, del successo che va oltre l'impegno, che va oltre i tempi giusti, e diamo a tanti ragazzi motivazioni, inconsapevolmente, diamo motivazioni a loro per imboccare la strada del tutto è facile, dell'apparenza, del prestarsi a situazioni di questo tipo. C'è anche un altro dato di fatto che è molto, molto importante, ed è questo, che non esiste un affare criminale che consenta guadagni così veloci, così enormi, in tempi così brevi, ravvicinati come la droga, nell'usura, nelle estorsioni, nella prostituzione. La droga è è l'affare criminale per eccellenza. Girano dietro la droga milioni e milioni, miliardi di euro. Pensate che in Italia è stato stimato, non saprei dirvi come, comunque è stato stimato che il fatturato delle organizzazioni criminali, delle nostre mafie, annuo, il fatturato annuo è di circa 140 miliardi di euro. Di questi 140 miliardi, il 70% circa viene dalla droga. Quindi parliamo di 80, 90, 100 miliardi di euro, miliardi, una cifra che francamente non si riesce nemmeno a immaginare, tanto è enorme. E quindi pensate quanti interessi, quali affari, quali situazioni si muovono, quanta spietatezza c'è. Oggi si spaccia dappertutto. La droga arriva a fiumi e la droga viene distribuita, viene spacciata senza pietà dappertutto e anche a ragazzi giovani, giovanissimi. Il target è quello ormai dei ragazzini di 11-12 anni. L'età media di avvio alle sostanze ormai è quella, quando si passa dalle elementari alle medie. Qui c'è la preside che conosce bene questa situazione, anche perché ne abbiamo parlato diverse volte anche nella sua scuola. Una volta l'età di avvio era intorno ai 17-18 anni, a poco è scesa e siamo arrivati ai primi anni della scuola media inferiore, tant'è che le attività di prevenzione non si fanno quasi più nelle scuole superiori, ma si fanno quasi sempre nelle scuole medie inferiori. Età di avvio a 11-12 anni non significa necessariamente che tutti i ragazzini di 11-12 anni usano sostanze
o sono addirittura già tossicodipendenti. Questo fortunatamente, grazie a Dio, no. Però significa che a quell'età tutti i ragazzini, senza eccezione, tutti, hanno già avuto un qualche incontro con la droga. Conoscono qualcuno che ne fa uso, hanno visto qualcuno che ci ha sbattuto già il muso, forse gli è stato offerto di usarla, di provarla. Qualcuno gliene ha magnificato gli effetti, prova, vedrai come ti diverti, vedrai quanto ti fa star bene, quanta energia ti dà, come ti rilassa, come ti toglie l'angoscia, secondo dei vari tipi di sostanze e dei vari effetti. Tutti i ragazzini a 11-12 anni hanno già avuto questa prima esperienza, questo primo approccio, questo primo contatto, e tutti già a quell'età sono stati invitati sono stati costretti a prendere una decisione, a dire un sì o un no a fronte di una offerta di questo tipo. E qui entra in gioco il discorso della prevenzione, entrano in gioco le famiglie, entrano in gioco le istituzioni, perché se lasciati soli questi ragazzini spesso e volentieri sono tentati di dire sì, perché è più facile. Ai tempi miei era il contrario, chi usava sostanze, non dico che era un'eccezione, ma quasi, e comunque era una minoranza. Oggi invece è il contrario, oggi l'uso, almeno quello saltuario, è molto diffuso, è più facile dire di sì che dire di no, perché dire di no significa fare la figura del debole, del vigliacco, dello sfigato, di quello che non ha il coraggio di fare nuove esperienze, di quello che deve essere fatto fuori dal gruppo perché non merita di farne parte, di starci dentro. E quindi tanti ragazzini, un po' anche per la curiosità che è fisiologica a quell'età, stiamo parlando dell'adolescenza, che è una fase tipica di sperimentazione, di trasgressione, un po' per curiosità, un po' perché vogliono far parte del gruppo dei pari, molti ragazzini dicono di sì e provano e assumono sostanze. Chiaramente un uso di una sostanza non significa necessariamente tossicodipendenza, sono concetti diversi, però purtroppo è anche vero che è molto facile, e succede spesso, passare da un uso da un uso saltuario a un uso più frequente, a un uso settimanale, poi quotidiano, e a poco, senza accorgersene, tanti ragazzi e tanti ragazzini passano da un uso appunto inizialmente ridotto a poco a un abuso, e da lì a una dipendenza vera e propria. È un tragitto che non tutti fanno, che non è automatico, non è conseguenziale, non è necessariamente sempre quello. Per fortuna ci sono molti ragazzini che provano e poi si fermano subito o quasi subito, ma ce ne sono molti altri che invece ci vanno a finire dentro, e ci vanno a finire dentro per bene. Anche perché questo è proprio il meccanismo delle sostanze stupefacenti. Nel senso che parliamo di sostanze il cui uso iniziale, nelle prime volte, è piacevole. Piace, dà delle sensazioni positive, diverse da sostanza a sostanza, e quindi c'è la tendenza a riprovare. Se le prime sensazioni fossero negative, se ci fosse solo vomito, nausea, mal di testa, diarrea e cose simili, è ovvio che nella maggior parte dei casi non ci sarebbe una seconda volta. Invece la trappola sta nel fatto che tutte le prime sensazioni sono positive. La cocaina dà una grande forza, una grande capacità di performance, rende estroversi, energia a non finire, così anche altre sostanze eccitanti come la ketamina. L'eroina, per chi ha problemi suoi personali di angoscia o in famiglia o a scuola o nei rapporti con l'altro sesso, l'eroina smorza questa angoscia, è una sostanza sedativa come l'alcol.
chi vuole rilassarsi, chi ha la testa piena di problemi scolastici e no, si butta sulla cannabis e la cannabis nell'immediatezza ha un effetto sicuramente rilassante. E sono quegli effetti positivi che poi portano a un riuso, che, ripeto, a volte finisce lì o poco dopo, ma a volte prosegue e va avanti fino ad arrivare a situazioni purtroppo molto gravi. E che questa sia la situazione lo dimostrano i dati del CERT. Il CERT è la struttura del Dipartimento Dipendenze Patologiche, struttura pubblica dell'ASUR, ma li troviamo in tutta Italia ovviamente, che segue la prevenzione e la terapia delle varie forme di tossicodipendenza. E beh, i numeri del CERT sono enormemente aumentati. Nell'arco di 10 anni si è passati dai 1.000-1.200 a oltre 2.000 soggetti seguiti. Tenete presente che poi al CERT ci va un ragazzo tossicodipendente dopo anni di tossicodipendenza, non subito, quando cioè comincia a riconoscere a se stesso che è tossicodipendente, che la tossicodipendenza è una malattia per la quale, per disintossicarsi dalla quale, occorre rivolgersi a strutture specializzate, perché da soli o con l'aiuto della fidanzata o del fidanzato o della famiglia è impossibile uscirne quando c'è una tossicodipendenza ormai consolidata. Quindi anche i numeri dei CERT non descrivono esattamente la situazione. Un'altra cosa che voglio dirvi, io non vorrei fare un intervento molto lungo, sia perché minaccia la pioggia, sia perché vorrei dare spazio anche alle vostre domande, in modo che il dibattito riesce poi meglio. Un'altra cosa che voglio dirvi riguarda la cannabis. Qui parliamo di una sostanza che ha dato luogo da 40 anni a questa parte a innumerevoli polemiche, dibattiti, a innumerevoli discussioni tra chi ne vuole la liberalizzazione, la legalizzazione, e chi insiste nel dire che deve essere nei limiti del possibile proibita come sostanza stupefacente vera e propria. Credo che questo dibattito oggi sia ormai storicamente superato, nel senso che la cannabis attuale non è quella di 20, 30 o 40 anni fa, quando aveva una concentrazione di principio attivo del 2-3% e quindi una potenza stupefacente estremamente blanda. Oggi la cannabis che è in commercio, che è quella che viene proposta ai nostri figli e anche ai ragazzini che sono qui seduti, è una cannabis che arriva a una concentrazione di principio attivo che è a volte del 50-55-60%. Oggi si propone l'uso di queste sostanze, come dicevo prima, a ragazzini di 11-12 anni che sono completamente indifesi e che hanno il sistema cerebrale non solo in fase di formazione, ma nelle fasi iniziali della formazione ancora. Oggi c'è una diffusione enorme di queste sostanze, per cui l'acquisizione, benché siano vietate, è altamente facile. Quindi parliamo di una sostanza che non è più quella che poteva giustificare posizioni di permissivismo. Parliamo di una sostanza che è molto forte, una sostanza che può creare e crea, ove l'uso persista per lungo tempo o sia molto forte in un breve arco di tempo, può creare problemi psichiatrici di un certo rilievo, può creare e crea inevitabilmente problemi a livello scolastico, perché comporta disinteresse verso qualsiasi altra cosa che non sia quella fumata della canna stessa, porta a una perdita di motivazioni, di volontà, di determinazione e quindi nella sostanza determina grossi insuccessi scolastici e a lungo andare, questi sono gli effetti più immediati, a lungo andare, voi saprete, se no ve lo dico io, che ci sono
delle patologie psichiatriche che solitamente emergevano intorno ai 60-70 anni, parlo dell'Alzheimer, parlo del morbo di Parkinson, parlo della demenza senile, che oggi invece vengono riscontrati dalla psichiatria ufficiale anche in persone di 40 anni, in persone che magari hanno anche smesso di usare sostanze e di usare la cannabis in particolare, ma che però l'hanno usata in maniera molto intensiva negli anni dell'adolescenza e della prima giovinezza. Quindi facciamo bene attenzione alla cannabis, perché spesso e volentieri è lo strumento sottovalutato da tutti, sottovalutato anche da molte famiglie, che vuoi che sia, ma che ti fa, lo fanno tutti, perché la cannabis è il sistema usato da tutte le persone che spacciano per coinvolgere i consumatori, per coinvolgere i ragazzini, per coinvolgere i nostri figli. Poi certo, non è automatico passare a sostanze più pesanti, non è conseguenziale, non sempre avviene, ma può avvenire e si spinge da parte di chi spaccia affinché avvenga, perché chi spaccia ha ovviamente interesse a portare i ragazzi su sostanze che costano di più e che creano dipendenze ancora più forti, perché un ragazzo che ha una dipendenza forte, difficile da estirpare, è un buon cliente per qualche anno, per diversi anni. Quindi chi spaccia fa cominciare con la cannabis, perché è quella che viene chiesta e che viene offerta in prima battuta, ma poi c'è il quasi sempre, almeno molto spesso, il passaggio ad altre sostanze che sono ancora più pericolose, ancora più forti, ancora più capaci di creare dipendenza. Quando c'è una tossicodipendenza se ne può uscire, è una malattia, è una patologia grave che può avere anche esiti mortali, tende a divenire cronica e ad essere recidivante, però se ne può uscire, ci sono dei percorsi comunque molto duri. Si tende a dire, parlando per esempio di attori famosi, di attrici famose, che con una settimana di ricovero intensivo nella clinica X, dove si pagano migliaia di dollari al giorno, hanno risolto il problema. In realtà, per uscire da una tossicodipendenza, c'è una fase di disintossicazione fisica che può essere breve, comunque non facile, ma c'è una fase di disintossicazione psicologica che è molto difficile ed è estremamente lunga nel tempo. Dura anni, ci vogliono le comunità, non si può fare l'automedicazione, l'autocura, ci vogliono le persone specializzate, le comunità terapeutiche. E anche uscendo da comunità terapeutiche rimane sempre un punto interrogativo circa, anche a distanza di anni, una possibile ricaduta, perché queste sostanze stupefacenti, tutte, dalla prima all'ultima, dalla cannabis alla cocaina, all'eroina, alle anfetamine, tutte, anche l'alcol, che è una droga sia pure legale, ma una droga come il tabacco, tutte queste sostanze hanno la proprietà, la capacità di fissarsi nelle cellule cerebrali e poi magari, a fronte di stimoli improvvisi, del tutto casuali, riemergere a distanza di anni e anni, dopo aver già fatto una disintossicazione vera e approfondita, dopo anni di non uso. Però può accadere di sentire una musica ascoltata in certi momenti in cui si stavano usando sostanze, che fa riscattare la molla, può accadere di incontrare una persona con cui si sono divise certe esperienze, e anche questo fa riscattare la molla, di rivedere certi luoghi, di sentire degli odori particolari. Sono meccanismi cerebrali a volte inspiegabili, che però possono far riemergere il bisogno impellente, al quale non si riesce a resistere, di riusare la sostanza. Tenete presente che la tossicodipendenza è una situazione caratterizzata da un bisogno non controllabile di usare la sostanza. Si comincia per piacere, si comincia perché l'uso di quella sostanza dà una particolare forma di piacere, ma poi col tempo, quando si va avanti,
nell'uso più frequente, nell'abuso e poi nella tossicodipendenza vera e propria, la sostanza viene assunta per non star male, per non cadere in crisi di astinenza, per non avere problematiche di insonnia, agitazione, tremori, attacchi di panico e così via. Si usa all'inizio per star bene, alla fine, quando si è dentro, deve essere usata per non star male. Non è più il soggetto che decide, ma è la droga che si è incistata nelle cellule cerebrali che decide al posto della singola persona. Ragazzo o adulto che sia a questo punto. Il meccanismo è quello della tentazione. Dico questo perché c'è Don Marino che penso possa avervelo già spiegato magari sotto altre forme. Il meccanismo della droga è esattamente quello che è stato usato all'inizio dell'umanità dal serpente nel paradiso terrestre. Prova la mela, ti farà star bene, vedrai, sarai più lucido, conoscerai il bene e il male, sarai come Dio, avrai dei benefici. E però quei benefici poi si pagano a caro prezzo. Si pagano a un prezzo molto, molto caro. Perché è vero che non tutti i tossicodipendenti finiscono al cimitero, ma è anche vero che moltissimi hanno problemi psichiatrici a volte irreversibili. Qui abbiamo il Santo Stefano a Potenza Picena, in cui ci sono decine di ragazzi di 18, 20, 30 anni che sono ormai ridotti a delle larve, degli ectoplasmi, con ormai il sistema cerebrale completamente e irreversibilmente fuso. Quindi non sempre c'è la morte, ma ci possono essere problemi psichiatrici gravissimi, problemi fisici gravissimi, problemi sociali, problemi familiari, problemi con la giustizia. È un insieme di problematiche e di prezzi carissimi che si pagano per andare dietro a dei piaceri artificiali che non risolvono nulla e che sono finalizzati solamente a far arricchire poche persone, le nostre mafie specialmente, la Camorra, l'Andrangheta, Cosa Nostra, che fanno miliardi di euro con le paghette e i soldi che noi stessi diamo ai nostri figli. Questa è la situazione. Io per adesso mi fermerei qui e, visto che ancora non piove, passiamo a domande. Dunque, la mia associazione si chiama Con Nicola Oltre il Deserto dell'Indifferenza. Nicola era mio figlio. Lunedì è il 22 giugno, saranno 6 anni da quando è morto per una overdose di eroina. A quel punto puoi fare solo 2 o 3 cose, o ti butti da una finestra, o ti lasci morire, ti lasci andare lentamente, oppure cerchi di reagire e di trasformare un grande dolore in qualcosa che si spera possa essere utile almeno a qualcuno. Noi abbiamo scelto quella strada, abbiamo costituito questa associazione, parliamo con molti ragazzi e con molti genitori che hanno problemi di questo tipo, soprattutto facciamo un'attività di informazione e di prevenzione sui giornali, specialmente per quanto mi riguarda su giornali online, parlo di cronache maggioratesi, e al tempo stesso collaboriamo anche con altre associazioni di questo tipo, e specialmente con la Rondinella di Corridonia, che è un'altra associazione nata da un lutto simile a quello che ha subito la mia famiglia. La Rondinella fa incontri con i genitori, soprattutto per far capire ai genitori come comportarsi, come regolarsi, come cercare di intervenire in queste situazioni che sono difficilissime, ma delle quali non bisogna vergognarsi. La famiglia capisce che il loro figlio ha un problema di droga, ma il figlio questo non riesce a vederlo oppure non riesce a capire quello che sta succedendo. Cosa può fare una famiglia? Beh, innanzitutto non deve dividersi. Per esempio, se parliamo di cannabis, è esiziale che per esempio la madre dica no, non devi farti le canne, e il padre dica
ma che ti importa, lo fanno tutti, che sarà, l'abbiamo fatto tutti, l'ho fatto anch'io, figuriamoci, oggi faccio l'ingegnere, faccio il dirigente, non mi è successo niente, sempre facendo riferimento alla cannabis di 20 o 30 anni fa. Quindi la prima cosa fondamentale è che da parte dei genitori, che siano uniti o anche se siano separati, ci sia comunque concordanza di vedute e consapevolezza della gravità del problema. In secondo luogo, parlare con i figli, parlare continuamente, metterli di fronte alle nozioni che i genitori stessi hanno acquisito, informandosi nel modo giusto, dando loro argomenti per capire, prendere spunto da vicende nazionali o locali che sono particolarmente emblematiche, prendere spunto, aprire discussioni, cercare di parlare, cercare di informare, di mettere in evidenza i rischi, i pericoli, quello che può succedere. E a livello economico è fondamentale cercare di fare in modo che non siano gli stessi genitori a fornire ai ragazzi i soldi per avvelenarsi e per uccidersi lentamente. Quindi nel momento in cui c'è consapevolezza, cominciare a ridurre i soldi che si danno ai figli, controllarli, andarli a prendere quando vanno nelle discoteche, non aspettare che tornino dormendo, andarli a prendere, o aspettarli svegli per guardarli negli occhi. Se anche c'è il discobus, sappiate che spesso e volentieri è l'espediente che consente a tanti ragazzi di farsi in maniera esagerata, perché sanno che tanto non rischiano niente, nel viaggio di ritorno c'è l'autobus che li riporta a casa e poi a casa i genitori non li vedono quando vengono distrutti a dormire, perché stanno dormendo anche loro. Quindi andate a prendere, andate lì a guardare negli occhi, verificate, sappiate che in moltissimi locali l'alcol viene dato anche ai minorenni, benché questo sia vietato dalla legge, perché abbiamo parlato di eroina, cocaina, cannabis, ma l'alcol è un problema gigantesco, accanto e insieme alla droga, è l'altra faccia della medaglia. In tutti i locali pubblici, negli esercizi pubblici, si danno sostanze alcoliche anche a minorenni, anche a ragazzi che a prima vista non possono non apparire come minorenni. In molti locali si consente lo spaccio di sostanze, se non viene addirittura organizzato. Abbiamo visto sui giornali in questi ultimi mesi che due esercizi pubblici, due bar, uno a Potenza Picena e uno a Belforte, mi sembra, hanno visto i loro titolari, in entrambi i casi moglie e marito, arrestati perché erano loro stessi a gestire e a distribuire lo spaccio di sostanze. In molti locali pubblici lo spaccio, comunque, se non gestito direttamente, viene tollerato, viene consentito, viene avallato, perché si ritiene che offra ai frequentatori delle chance in più, delle opportunità in più, delle possibilità di sballo maggiori, e quindi aumenta il valore commerciale dell'esercizio. Quindi controllate, verificate, non fidatevi della parola dei vostri figli. Ricordatevi che la menzogna fa parte della tossicodipendenza, è una delle manifestazioni tipiche, perché si deve mentire per poter continuare a usare quella sostanza con più facilità o con meno pressioni. Bisogna essere vigili, bisogna essere attenti, e quando il problema si capisce che è arrivato a un certo punto, bisogna rivolgersi alle strutture specializzate, perché una tossicodipendenza vera e propria, che è cosa diversa da un uso saltuario che comunque è negativo, una tossicodipendenza vera e propria non si può curare da soli, i ragazzi non possono farlo, se ci provano non ci riescono, magari ci riescono per poche settimane e poi ci ricadono, e non possono farlo neanche le famiglie, nemmeno le più volenterose, quelle che più hanno intenzione di essere cooperativi, cooperanti in questa situazione.